Sì, ho tutti ragazzi. Allora, intanto prendiamo la collana che si trova qua. Non mi sto facendo assolutamente una lampada. Sì, a tutti ragazzi, sono Lorenzo e ben ritornati su Undertale. Ragazzi, con il quarto episodio finalmente siamo ritornati qua a fare cose bellissime. Allora, qua c'era un punto di salvataggio dopo che abbiamo parlato con Sans. Intanto sono contento che questa serie finalmente stia incominciando a tirare molte persone a sé. E adesso un piatto di spaghetti congelati. Bene, sono così freddi che sono incollati al tavolo. No, manco sono incollati al piatto, sono incollati al tavolo, per dire. Ma allora, qua c'è un foglio, un biglietto di Papyrus. Umano, gustati questi spaghetti. Ah, cioè addirittura Papyrus ha fatto questi spaghetti per me, ma si sono congelati. Non puoi sapere che questi spaghetti sono una trappola progettata per ammaliarti. Non ci credo. Sarei così occupata a mangiarli da non accorgerti che non stai andando avanti. Nuovamente giocato per bene dal grande Papyrus. Ma che cosa ha? Papyrus. Ok, qua c'è un forno microonde. Posso inserire gli spaghetti là dentro? Non posso andare avanti. Ma io voglio mangiare gli spaghetti. Non me ne frega niente se Papyrus mi dice che non posso farlo. Non c'è nessun topo, va bene. Allora andiamo avanti a sto punto. Allora, che dice qua? Attenzione, matrimonio canino. C'è un matrimonio tra cani? Davvero? Ma dove? Un matrimonio tra... Allora, ragazzi, in questo caso un buon cane minore appare. Allora, aspetta un attimo, torniamo indietro. Mi avete detto che non devo assolutamente usare lotta. Per fare la pasi, visto che devo usare agisci. Andare, ecco. Siccome è tutto coccola, 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 io direi di coccolarlo. Hai a malapena alzato la mano e cane minore si è emozionato. Risparmio. Ah, ok, facilmente, così, digeribile sto fatto. Ah, di qua non posso andare, non c'è niente. Quindi andiamo di sotto e ci dovrebbe essere un matrimonio. Che è? Che figo. Che è? C'è qualcosa che mi dice quello che devo fare. Una mappa. Ok. 1, 2, 3, 4, X qua. Questo. Ah, ok. Questo è il punto per andare avanti. Quindi io devo mettermi in mezzo agli alberi. Ho capito. Ok, qua. C'è un interruttore nascosto nella neve. Clic. E basta, cani minori e tutte cose. Allora, andiamo con Jerry. Trascura. Tu e gli altri mostri mollate, Jerry, quando si gira. È il tuo cappello? Come il mio cappello? Non è il mio cappello. Quanto sei odioso. Già, iniziamo. Posso parlare con lui? Complimento. Facciamogli i complimenti così. Informi Ghiaccio Cappello che ha un bel cappello. Bah, chi non lo sa. Ok, posso risparmiarli, sì o no? Oppure devo morire. Sto morendo! Fuggi! Sto morendo, devo mangiare qualcosa. Vitamine, vitamine. Ok, inventario, oggetti. Ah, posso mangiare il gioiato. Ok, ho recuperato 15 HP. A posto. Ok, grazie mille, Sans. Sicuramente è stato Sans. E poi? Oddio. Cani? Che c'entrano i cani? Con delle asce addirittura. Cos'è quell'odore? Dov'è quell'odore? Come, in che senso? Se sei un odore, identificati. I cani non vedono, capito? Ma che hanno fatto? Ecco lo strano odore. Mi fa venire voglia di eliminare. No, nessuno. Eliminare te. No, ti prego. Non posso andare contro questi cani. I cani ti assaltano. Rotolati. Riannusa. Rotolati. Prendi le mie pulci. No, veramente. No, ragazzi. Non mi fate del male. Oh. Oh, Riannusa! Hai il giusto odore. Come? Cosa profuma? Sei davvero un cucciolo? Oddio. Ok, i cani pensano che tu sia un cucciolo smarrito. Agisci, canaressa. Rotolati di nuovo. Ancora? Ma ne hanno la coda, che c'entra? Io non ho la coda. Se magari state zitti voi umani.
Sono morto. No! Maledetti cani! La nostra sorte dipende da te, grazie. Lorenz, sii determinato. I cani pensano che tu sia un cucciolo smarrito. Eh sì, però me ne posso andare sì o no, ragazzi? Non è che posso coccolare? Oddio, ti prego. Vabbè. Ok. A Kanami coccoliamo, vediamo che dice. Come? Va bene. Va bene. Va bene. No, l'ho beccato. La mente dei cani si espansa. Risparmia! Fino a 40 monete, quante! Sono tantissime. I cani possono coccolare altri? Ci si è aperto un mondo. Grazie, strano cucciolo. Grazie a voi, ragazzi. Andiamo. Finalmente. No, 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 no. Che cosa c'è scritto qua? Rendi ogni X 1-0 e poi premi l'interruttore. Perché? Perché sta cosa di ogni... Come? Cosa? Come hai evitato la mia trappola? Cosa più importante? Ne sono rimasti per me. Ma che hai? Cosa dici a Papyrus dei suoi spaghetti? Lasciati, mangiati, mangiati, lasciati. L'ho lasciati. Davvero? Oh, si era tristito. Ha resistito al gusto della mia pasta artigianale. Solo per poterla dividere con me? Tranquillo, mano. Io il capo cuoco Papyrus. Ma che cosa ha problemi Papyrus? Preparerò tutta la pasta che mai potresti volere. Va bene. Ok, adesso io passo, grazie. Ciao signori. Ciao Papyrus, posso parlare con Papyrus? Mio fratello sta collezionando calzini di recente. Perché? Che strano, Sans. Che tristezza. A volte mi chiedo come farebbe senza un tipo in gamba come me ad averne cura. Non lo so. Vabbè, io adoro fare così. C'è scritto qua? Oh no. Mano. Come dire? Ah, ci hai messo molto ad arrivare, quindi... Ho deciso di migliorare questo puzzle, risistemando la neve per darle la forma del mio viso. Ok. Purtroppo la neve si è bloccata sul terreno. Ora la soluzione è diversa. E come sempre, il mio pigro fratello non si vede. Io, il grande Papyrus, risolverò questa magagna. Allora potremo proseguire entrambi. Ah, è un amico Papyrus. Benissimo. Intanto sentiti libero di provare tu il puzzle. Tenterò di non rivelarti la risposta. Ok. L'ho resi tutti un triangolo. Ok, perché ho sbagliato. Ok, ragazzi, so come risolvere l'enigma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 14. Ah, finalmente! Wow, l'hai risolto! E ce l'hai fatta senza il mio aiuto! Incredibile! Sono stupito! Grazie, grazie. Per questo mi chiamo Lorenz, capito? Deve avere a cuore puzzle, tanto quanto me. Beh, sono certo che allora amerai il prossimo puzzle. Forse lo troverai addirittura troppo facile. Voglio proprio vedere proprio troppo facile. Allora, posso passare almeno? Sans! Ciao Sans! Bel lavoro a risolverlo così presto. Non hai neanche avuto bisogno del mio aiuto. Il che è grandioso, perché adoro non fare proprio niente. proprio bellissimo. Ehi! Aspetta un attimo, mi ero bloccato. Ehi! È umano, adorerai questo puzzle. È stato creato dalla mia dottor... Ah, della grande dottoressa Half-Eyes. Half-Eyes, sì, vabbè. Vedi queste piastrelle? Una volta attivato questo interruttore, inizieranno a cambiare colore. No, vabbè. Ogni colore ha una funzione diversa. Le piastrelle rosse sono impassabili. Non ci si può camminare sopra, lo so. Le piastrelle verdi sono ad allarme. Se le si calpesta, tocca combattere un mostro. Ok. Le piastrelle arancione sono all'arancia. Ti faranno profumare deliziosamente. Le piastrelle blu sono acquatiche. Nuotaci se vuoi, ma se odori di arancia, i piranha ti morderanno. Calpestale quanto vuoi. Com'è andata? Capito? Non ci ho capito niente. Certamente, l'ho capita.
Come casuale. Ok. No, vabbè. Mi stai prendendo in giro? Ma davvero? Non ci credo. In realtà quegli spaghetti di prima non erano troppo male per mio fratello. Da quando ha iniziato le lezioni di cucina è migliorato molto. Se continui così il prossimo anno farà qualcosa di commestibile. Non ci credo, davvero. No, vabbè, epico. Un cane è rimasto bloccato nel ghiaccio. Perfetto, io salvo. Chi è quello? Sapere che il cane non rinuncerà mai a creare il perfetto cane di neve ti riempie di determinazione. Grazie mille. Ok. Quel cane si considera un artista ma non sa mai cosa creare. Bellissimo. Papyrus, è bellissimo il puzzle di prima. Oddio. Eh no. Non ci credo che... È un papyrus di neve. È un ammasso di neve con scritto sostanza. Perché? Perché queste cose? Allora. Ah, ho capito qual è scivoloso e qual è no. Vabbè, sì, però dai. Ma secondo me se faccio 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 9, 10, 11, 12 e 13. Sono un genio. A posto, andiamo avanti. Che cos'è sta roba? Che sono questi cannetti? Dove sono finito? Un cappello. Ah, della neve in testa avevo. A posto. Un cane? Qua c'è un cane? Davvero? Tutti i cani? Bau. Non ha senso. Perché bau? Quello è un cane. Oh, bel cucciolone. Ma quanto sei carino. Ma quanto fai schifo. Ma chi è? No, vabbè. È il cane maggiore. Agisci, cane maggiore. Chiami il cane maggiore. Salta verso di te e ti sbavo tutta la faccia. Coccola. Oh, sta così comodo che si addormenta. Zzz. Poi si sveglia ed è eccitatissimo. Ok, maledetto però. Non posso risparmiarlo, ragazzi. Gioca, gioca, eccitatissimo. Fai una palla di neve e la lanci al cane perché la prenda. Si spiaccica sul terreno. Cane maggiore raccoglie tutta la neve dall'aria e te la porta. Ora il cane è esausto. Riposa la testa su di te. No, 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 no. Era giusto, non è giusto, cane maggiore del cavolo. Mentre coccoli il cane, affonda su di te con tutto il suo peso. I tuoi movimenti rallentano. Ma non è ancora coccolato abbastanza. Come non è ancora coccolato abbastanza? Non posso fare pietà. E io sto per morire. Sì. Devo reggere, devo reggere, devo reggere. Grandissimo. Via di qua. Ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta. Sii determinato. Ce l'abbiamo fatta. Sii determinato. Ce l'abbiamo fatta. Bravissimo cagnolone. Bravissimo. Devo salvare. Devo salvare immediatamente. Ciao cane. Ciao cagnolo. Ok, continuiamo da dove eravamo rimasti. Almeno ho salvato. Anche se ho il 5% per dire. E io devo comprare assolutamente qualcosa. Perché altrimenti morirò giovane in sto gioco. Già che sono giovane di mio... Sans, Papyrus, ciao, umano, è la tua ultima e la più pericolosa sfida. Ammira il guanto del terrore mortale. Che? No, il cane, che ci fa il cane? Al mio ordine si attiverà completamente. Cannoni spareranno, punte pungeranno, lame affetteranno, ogni parte dondolerà violentemente. Rimarrà solo la minima possibilità di vittoria. Sei pronto? No, non sono pronto, non sono pronto affatto perché io sto sul punto di farlo. Beh, cos'è questa pausa? Non lo fa. Quale pausa?
Io sto per attivarlo proprio adesso. Va bene. Va bene. Non mi sembra molto attivo. Beh, questa sfida sembra forse troppo facile batterci, umano. Vabbè, sono uno scheletro con alti standard. I miei puzzle sono correttissimi e le mie trappole cotte alla perfezione. Ma questo metodo è troppo diretto. Via via. Grazie Papyrus. Cos'è da guardare? È un'altra vittoria decisiva per Papyrus. Puntini. Non ha senso. Fammi parlare con Sansa, voglio vedere che dice. Se fossi in te, mi accerterei di capire i colpi blu. Ah, vero, perché mi sa che devo andare contro lui stesso, ragazzi. Sono arrivato a Snowdin. Beh, ragazzi, salviamo qua. Io direi di finire il gameplay. Sì, dai. Quindi, ok, ragazzi, io spero tanto che questo video su Undertale vi sia piaciuto. Mi raccomando di seguire in tantissimi questa serie. A 300 like, mi raccomando, il prossimo episodio. E quindi, se non siete ancora iscritti al canale, che cosa aspettate? Iscrivetevi immediatamente. Mettete mi piace alla pagina di Facebook. Seguitemi anche su Instagram. E noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!